a tutti, allora oggi vi faccio un video di skincare. Avevo iniziato a farlo ieri dal bagno, ho detto vai, faccio la gistro la mattina, la skincare della mattina e la sera la skincare della sera. Se non che ieri sera non avevo tanta voglia di registrarlo, però non è stato tanto questo il problema. Il problema è stato che non mi ricordavo più cosa avessi detto la mattina. Quindi ho pensato, beh, ma tanto che senso ha farvi vedere l'applicazione che non è niente di speciale, preferisco fare un video forse un pochino più coordinato e ve ne parlo di tutti insieme, però divisi per mattina e sera. Vi faccio vedere adesso questa skincare perché piano piano si modificherà. Si modificherà fondamentalmente per un motivo principale, perché ho iniziato a utilizzare da 3 settimane la tretinoina. Quindi ci sono delle cose che si devono modificare man mano che sentirò dei cambiamenti con la pelle, perché alcuni prodotti stanno finendo, quindi al prossimo giro non li vedrete più perché passerò ad altro. Inizierei dalla mattina. Facciamo così. Ho pensato di fare così: vi parlo dei prodotti che utilizzo la mattina, dei prodotti che utilizzo la sera, di eventuali extra e dispositivi. Il motivo per cui vi parlo anche dei dispositivi, o vi accenno ai dispositivi, perlomeno quelli che sto utilizzando in questo momento, non so quando pubblicherò questo video, ma dovrebbero esserci ancora le offerte su Kar & Body perché ci sono degli sconti che scadono il 31. Quindi non è sponsorizzato questo video, è semplicemente volevo ricordarvi che ci sono ancora gli sconti. Quindi iniziamo. Allora, la mattina cosa faccio? La mattina mi lavo il viso e ecco, questo in realtà è un prodotto che uso sia la mattina che la sera, è la mousse di Fitline. È una mousse che mi piace parecchio, l'ho già ricomprata perché sinceramente mi piace molto sul viso il tipo di schiuma che fa, rimane morbida, non mi secca la pelle e il fattore seccare la pelle diventerà sempre più importante nel tempo perché con la tretinoina un può succedere, quindi non mi è ancora successo, però nel senso in questo momento ho una pelle normale, non mi lucido, è normale, penso di non aver mai avuto la pelle così normale. Dopo aver lavato il viso, quasi tutte le mattine, ci infilo già i dispositivi così me li metto in mezzo intanto, quasi tutte le mattine, a volte se proprio non ne voglio non lo faccio, ma tanto io il trattamento intensivo all'epoca l'ho già terminato, quello con la microcorrente, quindi prima di proseguire con tutto il resto, dopo aver, perché è importante lavare il viso? Perché ovviamente vi deve togliere l'eccesso di sebo che magari si è formato durante la notte. E quindi vado con la microcorrente. Vi lascerò qua sotto, per quanto riguarda i dispositivi, tutti i video recensione, perché chiaramente in questo video non posso dilungarmi su questi perché il discorso sarebbe veramente lungo. Comunque, microcorrente, quindi al momento sto utilizzando i due Foreo che mi sono stati inviati, Foreo Bare normale e mini. Il mini lo uso per gli occhi principalmente, è questo qua per il resto del viso. Non seguo il tutorial che c'è nell'app, ma come vi ho detto nel video recensione, che eventualmente vi invito ad andare a vedere, vado un po' per i fatti miei, seguo semplicemente le fasce muscolari. Rimuovo il gel d'ecografia che non ho portato, ma niente di mai visto, niente di che. Cerco di utilizzare il nuovo entrato che è il Nira. Allora, il Nira è un laser non frazionato ed è un prodotto pensato prevalentemente per il contorno occhi, nel senso che è una zona limitata in cui si utilizza, essendo piccolina l'area di lavoro, si può usare anche sul resto del viso, però diventa un po' lungo il discorso. Io, siccome è incompatibile con la radiofrequenza, io comunque la radiofrequenza ho finito i 2 mesi intensivi, quindi in realtà non ho particolari problemi. Allora, cosa sto facendo? Lo sto testando sia sul contorno occhi che nelle glabellari qua. Quindi è una zona molto limitata e quindi vado concentrata lì. Perché vi dico ci provo? Perché questo intanto si può usare fino a 2 volte al giorno, mattina e sera. È molto veloce, quindi in realtà il trattamento di per sé è veloce, non prende tutto questo tempo. Io però non so per quale motivo sono molto sensibile a questo prodotto qua, quindi lo utilizzo all'intensità 1. Devo dire che adesso mi sto abituando all'intensità 1, quindi quando posso, quando potrò, passerò all'intensità 2. Simona, che è notoriamente più sensibile di me, invece va tranquillamente 3-4. Vabbè, comunque questo qua erano solo 2 parole, io poi vi aggiornerò quando l'avrò usato ancora di più. Io non vorrei dire, però io credo di aver già visto dei benefici notevoli, li avevo già visti anche con la radiofrequenza. Vi posso anche dire un'altra cosa, già che siamo in argomento: il tripolo Rocchi a me onestamente non piace. Sapete perché? Perché il suo gel mi dà fastidio,
All'inizio pensavo fosse una roba occasionale, invece no, mi dà proprio fastidio. Il gel che uso, che usavo normalmente, quello classico in natazione con il tripolar normale per il viso, con questo non funziona, cioè proprio vedo che non scalda, non funziona, quindi questo va usato per forza con il suo gel, che ha una percentuale diversa di glicerina, all'acqua, eccetera, eccetera. E in definitiva io sinceramente avevo già visto dei benefici con il tripolar normale sugli occhi. Stavo attenta a non andare troppo in là, quindi io personalmente questo non è che l'abbia proprio capito, apprezzato tantissimo. Rimango dell'idea che vada bene quello. Però il laser non è compatibile con la radiofrequenza, nel senso che è meglio non utilizzarli insieme e quindi al momento adesso utilizzo solo questo sul contorno occhi e sulle glabellari. Questo mattina e sera, o perlomeno cerco di farlo mattina e sera, però se riesco almeno una volta al giorno ovviamente sì. Finito questo, cominciamo la stratificazione. La mattina comincio con un tonico esfoliante che è questo qua di Ren, mi ci sto trovando benissimo, questa è la seconda boccettina che finisco di questa dimensione, a casa mia ho la full size, quindi sicuramente poi comincerò questo ormai ho due applicazioni, saranno rimaste, lo passo con un dischetto, è un tonico esfoliante agli alfa idrossiacidi. Da quando soprattutto ho imparato a farlo funzionare, nel senso lasciarlo lì il più possibile, nel frattempo mi lavo i denti, ne sto apprezzando ancora di più i benefici, è bello potente. Se mi chiedete consiglio un tonico esfoliante da acquistare, lui, Oxygen Peel di Filorga, altro mio preferitissimo, è Paula's Choice BHA, quello al 2%, quindi uno di questi tre, ottimi tutti e tre. Quindi lascio lui per un po', nel frattempo mi lavo i denti, eccetera, eccetera, il più possibile, però almeno 2 minuti già è più che sufficiente. E passo a questa, che è una new entry relativamente recente, sto già amando alla follia, che è la niacinamide al 20% di Paula's Choice. Questo è un brand fantastico, è costosetto, ma ce ne sono di ben più costosi, quindi secondo me per la qualità che offre rimane un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. La niacinamide al 20% è tanto come percentuale. Potete usare anche quella al 10% di The Ordinary, che a quanto ho capito è ottima, io non l'ho provato, però dicono che sia buona. Questo perché lo metto la mattina? Perché, come mi è stato suggerito da Valentina, che si è appena laureata, le faccio un enorme augurio, abbiamo visto in diretta, è stato bellissimo perché abbiamo seguito su Teams la sua laurea, la discussione, la proclamazione, è stato stupendo. Lei mi ha consigliato di metterlo la mattina perché rimane sulla pelle per molte più ore durante la giornata, rispetto perché magari di notte starebbe su 8 ore massimo, più o meno tra le ore che dormo, eccetera. Mentre se lo metto la mattina, intorno alle 8, 8:30, poi lo tolgo, cioè rimane sul viso fino a sera. Quindi sicuramente gli diamo più tempo di agire. Cosa fa la niacinamide? Tutto. Quindi non esiste un problema, diciamo, che voi abbiate che la niacinamide, su cui la niacinamide non abbia un qualche effetto sulla seborregolazione, sulle macchie, su una serie di cose. Quindi tutti dobbiamo usare, ho capito questa cosa da Valentina, tutti dobbiamo usare la niacinamide. Non sempre, però se vedo che ho il tempo, posso perdere quei 2-3 minuti in più per lasciare assorbire nel frattempo, nel far lavorare la niacinamide, magari nel frattempo metto il contorno occhi, quindi io seguo un ordine un po' particolare, diciamo che l'ordine lo seguo in base a quanto tempo devo far assorbire i prodotti, cioè cerco di aspettare un pochino, quindi magari nel frattempo metto il contorno occhi. Sto finendo questo di Glam Glow, il Bright Eyes, mi piace tantissimo, veramente tanto, non pensavo, perché questi di Glam Glow li vedo dei prodotti più da effetto cosmetico, ecco, ma in effetti lo è, perché comunque questo Bright Eyes, perché schiarisce un po' la zona, il suo lavoro lo fa, a me è sempre piaciuto questo prodotto e ormai lo sto finendo volentieri, raramente, quando sono delle boccette così grandi le porto avanti senza cambiare, senza la voglia di cambiare. Vero che sono qua da un mese, sì, un mese esatto adesso, quindi non è che avessi tante alternative, però avevo dei campioncini, niente, io sono rimasta con quello. E dopodiché,
se ho appunto tempo, ci metto questo che era uscito in una box di 111 Skin, questo siero qua che è un siero illuminante, Rose Gold Radiance Booster. Bellissimo siero, mi piace tantissimo e siccome è leggermente perlato, quindi ha un effetto un pochino illuminante, è un booster, cioè diciamo che è un siero ma è considerato un booster, qualcosa, una spinta in più, non mi ricordo, direi una fesseria. Onestamente non mi ricordo i principi attivi, so solo che costa un sacco di soldi. A me piace l'effetto suo e siccome è illuminante preferisco la mattina perché chiaramente è da sfruttare questo effetto illuminante la mattina, la sera mentre dormi e chi cacchio ti vede. A questo punto ci sono due prodotti che stanno anche qui tra la sera e la mattina perché il balsamo labbra lo metto sia la sera che la mattina ed è questo di Laneige, è la Lip Sleeping Mask. Questo è, ricordo dove l'ho lasciato, forse l'ho lasciato in bagno. Questo qua, vabbè, mattina e sera comunque è finito, cioè credo di avercelo stasera e poi basta, mi piace da morire. Poi nel frattempo, mentre aspetto sempre che si assorba il siero, l'ultimo siero, metto questo nel collo. Heptapeptide di Inkylist, non mi piace, ha una consistenza che trovo terribile, però voglio usarlo e lo uso sul collo e lo faccio fuori sul collo, va benissimo. E l'ultima cosa che metto la mattina, no, non è l'ultima. La penultima è la crema viso. Ho comprato questa crema di Mulac, la Trinity. Per il viso, volevo dire una cosa: la crema idratante non me ne frega quasi niente quello che c'è dentro, nel senso mi interessa che abbia un buon potere idratante e anche sigillante, nel senso che trattenga l'idratazione della pelle, quindi che abbia tutto. È una cosa importantissima, la texture piacevole. Tutto il resto. Perché tutto quello che voglio come attivo preferisco, anche io sono del partito che preferisco metterlo prima, quindi nei sieri, in eventuali ampoule, essence, tonici, esfolianti, eccetera. Quindi questa qua, siccome avevo provato un campioncino tanto tempo fa e mi era piaciuta, l'ho comprata e devo dire che mi piace, infatti ne ho già usata un sacco. E vabbè, tutta bianca quindi non si vede. La uso molto volentieri. Me la ricordavo anche più corposa, invece no, ha una bella consistenza. L'avevo comprata su Douglas che avevo un buono e l'ho usato lì. Passiamo alla sera. La sera, struccaggio. Struccaggio sia che io abbia trucco che non abbia trucco, ma magari. No, bugia. Stavo per passare alla sera, invece mi stavo dimenticando una cosa importantissima. Protezione solare. Protezione solare messo come ovviamente ultimo step prima del trucco. Stavo utilizzando questa, la Sunrise di Etude House, SPF 50, però è dell'anno scorso. È quasi finita, quindi adesso la sto magari usando sul collo e décolleté. Per il viso ho comprato questa di Heliocare, Cantabria Labs, un marchio spagnolo, mi è stata consigliata da dottoressa Anna Giuliesi, medico estetico che mi segue e che saluto, mi sta piacendo molto. Mi piaceva molto anche quella di Etude House, però vabbè, a prossimo ordine di Yes Style magari gliela metto dentro, tanto ne consumerò tantissima di protezione solare da quest'anno in poi sicuramente, più del solito. Questa qua è una protezione solare oil free, molto leggera. Ha un leggero profumo, quindi ve lo dico, ma niente di invadente, poi diciamo va via abbastanza facilmente. Mi piace il fatto che abbia vari spettri di protezione, vabbè, ovvia UVB ovviamente, infrarossi, determinate lunghezze d'onda, e poi ha una texture che si assorbe bene. All'inizio può sembrare leggermente appiccicoso, ma poi in realtà si assorbe e diventa bella asciutta. Oggi ho testato anche un'altra cosa di questa protezione perché io oggi ora mi sono truccata dopo la doccia, ma non devo uscire quindi non l'ho rimessa. L'ho messa stamattina per uscire perché ho fatto una camminata e ho sudato un po' perché oggi c'erano già 20 gradi. Quello che temevo, ovvero il fatto che magari potesse darmi fastidio agli occhi sudando perché lo metto fino a qua, non è successo. Quindi mi lascia ben sperare che questa è una di quelle cose che finché non. Anche se c'è scritto che va bene per gli occhi, finché non la provi non lo sai, anche perché è soggettivo da persona a persona. Quindi, sia che io abbia messo il fondotinta e mi sia truccata, sia che abbia messo solo la protezione solare, in ogni caso vado di burro struccante. Sono tornata momentaneamente al burro struccante di Clinique, perché ce l'avevo iniziato in casa, quindi me l'ero portata per finirlo. Sapete una cosa? Mi sono talmente abituata a tutti gli altri burri struccanti che non so neanche più se mi piace questo.
Allora, il fatto è questo, mi sono abituata a delle texture di burro struccanti che fanno un pochino quasi di schiumetta quando si emulsionano con l'acqua. Questo me lo fa poco, non me lo ricordavo più. Rimane un ottimo struccante, per carità. Ne basta, effettivamente ne uso meno di altri come quantità, però boh, non lo so, credo che quando finirà questo. Non credo di ricomprarlo, penso di ricomprare o Elemis, che mi è piaciuto tantissimo, ne ho finiti due, o in realtà al prossimo ordine di Essestyle ci ripiazzo quello di I'm From, vi lascio il link perché quello struccante di I'm From al fico è stupendo, probabilmente, senza probabilmente, uno dei migliori che abbia provato. Ha solo il discorso della reperibilità, però ripeto, al primo ordine glielo piazzo dentro e buona lei. Poi, di solito. Ecco, dopo aver struccato il viso, lo rilavo ovviamente faccio la doppia detersione, quindi lo rilavo con la mousse. Dopodiché, la sera, di solito, se non è il giorno dell'atretino INA, perché se uso l'atretino INA, eccola qua, questa va prescritta dal medico. Mi raccomando, bisogna essere seguiti e bisogna informarsi molto bene perché comporta determinate cose, determinate anche scelte. Io sono del partito che se avete intenzione di esporvi al sole come le lucertole, secondo me è inutile usare l'atretinoina perché andate a combattere con questo quello che fa i danni del sole, quindi poi ci prendete il sole. Innanzitutto è proprio un controsenso. In più cioè è anche rischioso perché rischiate di peggiorare le cose poi sulla pelle, le macchie, insomma, se siete predisposti alle macchie è un pochino più pericoloso, però ognuno decide per sé, io. No, cioè io sicuramente non lo faccio. Non sono una lucertola già di base. Sarà un video lunghissimo. Non sono una lucertola, quindi io non sono una che sta distesa al sole per ore e non ce la faccio, sia per il caldo sia perché divento insofferente. Io sarei più tipo da fare il bagno, cioè io amo stare in acqua al mare. Questo non significa che al mare, cioè dentro l'acqua non ci si scotti, anzi, sicuramente. In ogni caso, quel discorso qual è? Che io d'estate ormai ci sto, vado veramente poco, cioè in un'intera stagione, quanti giorni potrò fare al mare, ammesso che quest'anno si riesca a fare? Quindi ho deciso di iniziarla a marzo, anche se magari non era proprio il periodo adatto, però ho iniziato gradualmente, ho fatto 3 settimane con un'applicazione a settimana, questa settimana ho iniziato a farne due. Questa è soltanto una primissima impressione perché prima di poter parlare e dirne sulla tretinoina ci vogliono mesi, mesi, mesi e mesi. Quindi io vi rimando ai video di Simona, Olas Page, Silvia Seidori. Però sappiate che non è un farmaco, quindi non potete spatasciarvela così in viso con leggerezza. Comunque, quello che vi volevo dire è che quando metto la tretinoina, io strucco il viso, lo lavo bene, dopodiché non metto niente, tonici, essence, niente. Metto 1 cm di crema per tutto il viso e non metto nient'altro, né prima e né dopo, neanche a distanza di ore, perché io la penso come Valentina, è la seconda volta che la cito perché è troppo brava. Il senso qual è? Che è un acido retinoico, è un acido, quindi lavora a un certo pH. Anche se sono passate tante ore, diciamo che andando a mettere un prodotto, una crema sopra, ne andiamo a interrompere l'azione. Diciamo che poi ci sono delle persone, dipende dalla sensibilità della pelle, alcune hanno bisogno di applicare qualcosa perché secca molto la pelle. Io sono ancora in una fase di studio perché il senso è anche quello. Imparate ad ascoltare la vostra pelle. Io al momento non ho notato secchezze, eccetera, non ho avuto niente. Per questo voglio andare gradualmente perché non tutte le pelli poi si irritano, squamano, eccetera. Ogni persona reagisce diversamente. Mi fido di Valentina. Valentina, in realtà, mi ha detto io sarei potuta partire con 2 o 3 applicazioni a settimana. Vedendo la mia pelle, però io preferisco andarci cauta così perché voglio percepire proprio tutti i cambiamenti. Quindi 2 sere alla settimana, solo questa e nient'altro, né nessun, come si dice, nessun dispositivo, niente, solo quello e basta. Gli altri giorni, che al momento sono già comunque 5 giorni alla settimana, cosa faccio? Sicuramente cerco di fare dei peeling. Una volta alla settimana sto usando questo, che devo dire è stata una delle rivelazioni dell'ultimo periodo. Mi piace tantissimo ed è
Sicuramente il primo prodotto di The Ordinary che mi piace realmente tanto ed è il peeling famoso, questo rosso. AHA al 30% più BHA al 2%, peeling solution. Prodotto che costa niente ed è una bomba, però è un prodotto bello strong, quindi se non siete abituati andateci piano perché comunque è bello strong. Infatti una volta alla settimana è più che sufficiente. Gli altri giorni qualcosa di più soft. Per me sono soft, non è detto che per voi siano soft, perché io sono ormai anni che esfolio regolarmente. Infatti quando ho fatto il dermaplaning, di cui vi do due accenni anche dopo, a me è venuto fuori niente, a me è venuto fuori soltanto la peluria, quella chiara, ma di pelle da esfoliare non ce n'era perché io già sono bene esfoliata da tempo. Comunque negli altri giorni le alterno, faccio una o due volte, faccio questa, la peeling mask di Fitline, è fantastica. Questa soprattutto perché racchiude due funzioni, sia quella di peeling delicato, con gli acidi della frutta, ma anche l'argilla, quindi un po' purificante, ma rimane, non si secca mai. Cioè, mi sa che ve l'ho fatta anche vedere, mi piace tantissimo. E poi questo, il Daily Superfoliant di Dermalogica, che mi sa che sta finendo. Questo è un pochino più strong di quello ed è un po' più strong dell'altro peeling di Dermalogica, che è il Microfoliant, il Daily Microfoliant. Forse questo mi... No, mi piacciono allo stesso modo. Mi piacciono allo stesso modo per motivi diversi. Questo forse secca un pochino di più. Però è bello strong, quindi a me in realtà piace anche per quello, insomma. Passando al tonico, dopo aver fatto il mio peeling quasi quotidiano, non dico tutti i giorni, però quasi, un pochino faccio quasi tutti i giorni, quello che utilizzo dopo è questo tonico, questo qua, sta finendo, ed è il tonico, il Mega Mushroom Relief and Resilience di The Origins, che amo alla follia. Questa è la seconda confezione, mi piace tantissimo, dura un sacco, è veramente un tonico calmante strepitoso. Sarei curiosa di provarne degli altri perché sono troppo legata a questo, però curiosità mi sa che qualcosa su YSL Style la voglio provare perché lì come sieri, tonici, essence eccetera non li batte nessuno. Vediamo, però lui al momento è il mio tonico calmante del mio cuore. Non sempre, però a volte dopo quel tonico lì metto un paio di gocce di questa essence di SK2, SK2, Facial Treatment Essence. Costa un sacco, però questa taglia che credo di aver pagato intorno ai 27-30, non mi ricordo, mi dura tantissimo. E questo è base di fermentati, se non sbaglio, mi sembra di ricordare. Comunque ottimo prodotto perché quando l'applicate vedete proprio subito la pelle della grana della pelle più compatta, è veramente fantastica. Per il discorso di cui sto, cioè di cui sopra, ovvero della mattina, per cui cerco il tempo di do il tempo di assorbirsi, nel frattempo metto il contorno occhi. Questo qui io non so se lo finirò mai perché i contorno occhi coreani hanno una confezione da 30 grammi, quindi è tipo una infinita. Comunque, questo di Etude House Moistful Collagen, sto però portando avanti, devo dire che ne metto uno strato bello abbondante. E questo lo metto la sera perché mi sembra che sia un pochino più nutriente di quell'altro, ma quello è fatto apposta per la mattina perché appunto è illuminante. Cosa è successo? Che nel frattempo si è assorbita anche la Essence e quindi passo al siero. Come siero l'avevo interrotto all'inizio quando ho iniziato la tretinoina, però alla fine, siccome mi era appena arrivato, rosicavo un po', ho deciso di continuare ad utilizzarlo. È una mia scelta, perché probabilmente è superfluo, però io volevo utilizzarlo, metterlo sul collo mi sembrava un peccato, quindi visto che ancora ho un'applicazione tretinoina molto diradata nel tempo, sto continuando a usare l'Ultra Retinol di Vera Lab, quindi le altre sere metto un po' di questo. A me era piaciuto già all'inizio, è chiaro che l'acido retinoico è molto più potente rispetto al retinolo come è fatto qui in questo prodotto che è microincapsulato. Però già questo mi era piaciuto molto più del retinolo di The Ordinary che avevo provato. Poi, mentre aspetto che si assorba, so che fa ridere questa cosa, però serve per farvi capire come ottimizzare i tempi. Mentre aspetto che si assorba il siero, in realtà sembra quasi una crema come densità, però si assorbe abbastanza facilmente. Metto il Revita Lash sulle ciglia, quindi il siero per le ciglia, questo già fatto.
le palle così è il miglior siero per ciglia, secondo me. Poi metto sempre lo stesso, questo di Inkylist sul collo, che non mi piace, continuo a dire. E ultimo step, crema viso e olio. Questa combinazione qua credo sia la mia preferita in assoluto. Purtroppo stanno finendo tutti e due, quindi poi dovrò passare ad altro. E sono questa crema di Elemis, la Pro Collagen Oxygenating Night Cream, fantastica. È veramente finita praticamente. Saranno, secondo me, una settimana non ci arriva qua. Prendo un po' di questa crema che già da sola mi piace moltissimo, ci aggiungo qualche goccina di questo olio di Omorovicsa, il famoso Miracle Facial Oil. Ancora ce n'è, però anche qua mi sa che li finirò insieme. Li mescolo perché trovo che questo olio qua mischiato alla crema, secondo me funziona meglio, mi sembra che sulla mia pelle mi piace di più la sensazione, ecco, rimane molto 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 più morbido. Quindi con i prodotti abbiamo finito, questa è la mia skincare attuale, ma tra una settimana praticamente la metà di questi prodotti saranno cambiati perché sono finiti, cioè, quindi passerò ad altro, però questo modo ho potuto dirvi anche come mi ci trovo. Per quanto riguarda i dispositivi, quindi vi ho già accennato, vabbè, la microcorrente, ne abbiamo già parlato, il Nira, vi ho già detto quello che al momento vi posso dire, questa è la confezione. È tosto, probabilmente è il primo trattamento che faccio fatica a passare al livello successivo come intensità, anzi di solito parto sempre con le intensità maggiori, quindi figuriamoci. Però ho provato al momento solo una volta, ma sono rimasta incantata e innamorata. Ho provato questo prodotto qua che serve per il dermaplaning. Il dermaplaning cos'è? In pratica è un trattamento, è un rasoietto, questo che è monouso, che si passa sul viso, in tutto il viso, tranne ovviamente contorno occhi e labbra, e vi toglie il primo strato superficiale, proprio quello secco. Ovviamente questo porta via anche quella pelurietta. La pelle subito dopo è qualcosa di stupendo, sembra che voi abbiate messo l'illuminante. No, non ricrescono i peli scuri, non vi ricresce la barba. Io l'ho fatto una volta sola, in teoria andrebbe fatto una volta alla settimana, però diciamo che sto più osservando adesso ho l'illuminante ovviamente, però sto osservando la mia pelle perché voglio rifarlo non proprio tutte le settimane, ma quando vedo che sta ricrescendo. L'unica cosa che ovviamente vi dico, se usate la tretinoina, cioè io dopo il trattamento ho notato che l'indomani la mia pelle era leggermente più sensibile, poco poco, però probabilmente era dovuto al fatto anche che sto usando la tretinoina. Nulla di che, è passato subito. Il concetto è, perché vi dico poi è da aggiustare la skincare, perché usando la tretinoina la pelle bisogna coccolarla molto di più. Infatti ho comprato con le mini taglie di maschere notte di Laneige anche per quello. Insomma, in generale, ecco, dopo questo io poi la pelle l'ho nutrita, cioè ho messo un pochino più di olio, l'ho proprio trattata super bene, ecco. Però anche per questo ci aggiorneremo, mi piacerebbe farvelo vedere in azione per farvi vedere la pelurietta che viene via e come rimane la pelle dopo. Spero di riuscirci, soprattutto spero che poi in video si possa vedere bene. Chissà se si vede la bimba che c'è laggiù. Come mi regolo con tutti gli altri dispositivi? Allora, la microcorrente la mattina perché non ha, cioè, preferisco averne, insomma, approfittare degli effetti lifting anche immediati prima di truccarmi, quindi lo uso la mattina. Non sussiste il problema. Sinceramente non mi farei neanche troppi problemi a usarlo di sera, anche se uso la tretinoina, perché la microcorrente di per sé non è che faccia chissà che a livello di, cioè, non è che vi cambia più di tanto poi la permeabilità della pelle, un pochino sì, ma non quanto la radiofrequenza. Radiofrequenza per me è rigorosamente di sera, io preferisco la sera, perché vi arrossate, eccetera, la pelle comunque rimane più sensibile, ve ne accorgete perché quando mettete il tonico calmante dopo la radiofrequenza, nel senso la pelle proprio se lo beve, lo sentite proprio. Quindi diciamo che ormai usando una frequenza così, così bassa una volta alla settimana non mi dà nessun problema nell'organizzazione nella pianificazione dei trattamenti. Ecco, ci vorrebbe un'agenda per queste cose, solo per quello. Mentre rimane fuori solo la maschera LED, ma la maschera LED non dà nessun problema di sorta, nel senso che la maschera LED io
Ogni volta che ho 10 minuti di tempo la faccio perché è super, è lenitiva la maschera LED, quindi è un piacere. Questa va utilizzata, almeno io la uso dopo aver pulito il viso, prima di fare qualsiasi altra cosa. A volte l'ho fatta tranquillamente anche subito dopo la radiofrequenza, nessun problema. Mi piace tantissimo, è proprio un piacere. La pelle dopo la vedete che è più uniforme ed è un ottimo antiruga anche quello. Con i dispositivi ho finito. L'ultima cosa che vi volevo dire al volo, anche se si tratta di corpo, perché ve lo giuro, me l'avete chiesto in tantissimi. Allora, vi lascio i link di questi prodotti per il corpo, perché anche se per quanto mi riguarda per la recensione ci vorrà ancora un po', perché io vorrei farvi vedere dei risultati che si vedono bene, anche se io già li vedo i risultati, però per la recensione aspetterò ancora un po'. Però so che ci sono tantissime persone interessate a questi due prodotti, che sono Tripolar Pose, quindi radiofrequenza per il corpo. Io lo sto amando alla follia, probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente fra i tre Tripolar che ho, occhi, viso e corpo, quello per il corpo è quello che più mi ha rapito il cuore, perché io ho visto subito dei risultati, lo sto usando solo sulla pancia, però sappiate che è un prodotto che va benissimo anche e soprattutto per la cellulite, perché diciamo che poi va bene la recensione approfondita, ve ne parlerò meglio. Vi lascio i video che parlano della radiofrequenza viso, perché il principio è lo stesso. Questa vendipoli più grandi va più in profondità. No, questo non si può usare sul viso nella maniera più assoluta. E no, questo è inutile che lo usate sul corpo perché è troppo, non va abbastanza in profondità. Quindi il motivo per cui esistono separatamente è questo. È veramente tosto perché vi assicuro che il calore è veramente intenso. E questa, andando a quella profondità lì, sulle cellule adipose, riesce un po' a sciogliere il grasso. Non vi fa i miracoli, non è che vi toglie i centimetri di pancia, però vi assicuro che vi dà una gran bella mano. Quindi io in questo momento sono super costante, lo faccio anche questo, sono nel periodo intensivo, quindi lo faccio 2 o 3 volte alla settimana e ci sto dando dentro. Utilizzo il gel, sempre il solito, valgono tutte le cose che ho detto per il tripolar viso, valgono anche per il corpo, però mi dilungherò un po' di più nella recensione. Sappiate che però lo amo alla follia. L'altra cosa che sto usando con costanza e di cui mi sono innamorata tantissimo è questa fascia. Che è la fascia per gli addominali della Slenderton. Io già ho preventivato di comprare assolutamente anche quella per i glutei, perché questa cosa qua è una figata pazzesca. Probabilmente non lo so se avrei saputo apprezzarlo allo stesso modo se non avessi provato la cosiddetta EMS, cioè l'elettrostimolazione data dagli elettrodi, appunto come può essere questa fascia, nelle palestre Fit & Go. Ho fatto 5 sedute. Lì non è che vi mettono degli elettrodi addosso e poi vi fanno fare degli esercizi attivamente. Queste fasce, questi elettrodi vanno a stimolare delle fasce muscolari che normalmente o sono difficili da attivare proprio perché sono molto profonde, eccetera, oppure dovreste fare una fatica enorme per attivarle. Quindi, fondamentalmente, questo è quello che vi aiutano a fare. Io non sempre la utilizzo facendo degli esercizi attivamente, facendo addominali direttamente, a volte no, però comunque fa sempre qualcosa. Quando riesco però e faccio gli addominali, magari cerco di contrarmi quando arriva l'impulso, vi assicuro che è bello tosto, veramente tosto, mi piace tantissimo, mi motiva tantissimo perché io odio fare gli addominali, però anche semplicemente contrarsi attivamente quando parte l'impulso, vi assicuro che vi dà una botta pazzesca. Voglio quello per i glutei perché mi sembra una figata pazzesca. Quindi lo voglio assolutamente. Vi lascio sotto tutti i link e tutti i codici attivi in questo momento. Quindi trovate tutto qua sotto, non vi preoccupate. La mia battaglia per la pancia sta continuando a suon di anche adesso ho iniziato anche altri prodotti. Questa crema Adipay KO. Avrei quello della cinica, ma mi sa che quello della cinica aspetterà per un po', perché adesso sono più curiosa di provare quello. E direi che con questo è tutto. Penso di avervi detto una marea di cose, forse pure troppe, mi rendo conto. Ah, credo ci sia ancora attivo anche il codice per il Jovs, che ce l'ho qua, che sto continuando a utilizzarlo. E basta. Adesso devo togliere tutto questo bordello che c'è qua. E niente, io vi saluto, spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!